Buonasera a tutti, amici videospettatori. Bentornati a bordo della Draco Mistere. Stiamo per salpare e arrivare di nuovo nelle lande norrene, dove il nostro Atreus è arrivato in un luogo di sapere, di conoscenza, dominato dal padre di tutti, Odino, il quale ci ha offerto libri. È una stanza dove poter riposare. Vediamo a cosa ci porterà questa permanenza ad Asgard. Questa è la nostra umile stanza. Stanza bella grande, non un ripostiglio. Come quando siamo dei nani. Un letto praticamente matrimoniale per una persona sola. Un bell'armadio fornito con degli abiti nuovi che abbiamo indosso, un nuovo arco. Ah, quanta Odino attrezzatura. Che ci faccio? già sta cercando di convincerci ad essere dalla sua parte. Ci riuscirà? Probabile, conoscendo le sue doti. Ehi! Loki, giusto? E tu chi Apprezzo sei? l'ironia di tutto questo, davvero. Questa stanza era sua, lo sai? Di chi? Di mio fratello. Tuo fratello? Modi. La figlia di Ah, Thor. tuo fratello. Davvero? Azz. Io non ne avevo idea. Ah. Bel E ora macete. è tua. Goditela. Trud Torsdottir. Rilassati. Non è un'eredità pesante da raccogliere. Nice, interessante. Stiamo meglio senza di lui, Loki. Grande sti cazzo, so. Credimi. Vieni con me. Non dimenticare la spada. Un po' pesantina, o come il Mjolnir, soltanto lei può alzarlo. Qualcuno poi lo riparerà. C'è pure una bella mazza oltre al macete. Interessante. Dunque, che tipo di spada È è? nuova, è unica. Me la diede mio padre per addestrarmi come Valchiria. Ti addestri come Valchiria? Hai tempo per parlarne? Stavo giusto andando alla grande sala. Ma se devi andare a lavorare, lo studio del nonno è in fondo a quelle scale. In Ecco la mia realtà, camera. Era di Magni. Sto facendo carriera. un bel martello. Abbastanza piena di altro. Che figa, la regina delle Valchiria. Andiamo. Non vado affatto di fretta. Tu non è l'ultima cosa che voglio fare qui. Quindi non andiamo alla sala. Come si diventa Valchiri? Intanto mi alleno per diventare più forte, poi attendo che il nonno se ne accorga e infine spero che lui e papà convincano la mamma. Sai, mio padre e io abbiamo incontrato un sacco di Valchiri. Aspetta, cosa? Dove? Devi raccontarmi tutto. Promesso. Madre, lo conosci Loki? Oh, Ah, sì. ora sei coinvolta anche tu? Coinvolta in cosa? Sono amichevole. Non si chiama diplomazia? Tu lo sai chi è lui, vero? Ciò che ha fatto suo padre. Perché lo vuole qui? Mamma, dai, mi metti in imbarazzo. Ne parleremo più tardi. Ti suggerisco di tornare a fare il tuo lavoro con il padre. Scusala, tutte così le mamme, eh? Vuoi dare un'altra occhiata in giro o preferisci rimetterti al lavoro? Andiamo, Il andiamo. miele sembra alla mamma.
Qualsiasi cosa il nonno ti faccia fare, ricorda. Lasciatemi fuori da ogni stupido tentativo di impressionarvi a vicenda. Per alcuni di noi è tutto. Eh? Avanti, non ne hai abbastanza di Ender per oggi? Del mio meglio. Andiamo. Più educatamente, suppongo. Per il tempo necessario. Molto più educatamente. Sì, così. Voglio esplorare ancora, però sembra che nessuna stanza si apra. Non scappare, non voglio finire nei guai perché sparisci. Ok. Quindi non possiamo esplorare altro? Ho detto che mi volevi far fare un giro. Vabbè. Niente giro. Ci vediamo dopo. Ciao ciao. Sì, ho capito. Sì. Beh, non lo vedi che sto annuendo e dicendo sì, ho capito? Io. Ah. Sì. Sì, va bene. Ma lo vedi? Sei tu che non mi fai parlare. No, Ugin, io non mi devo pulire le orecchie. Sei tu che dovresti smetterla di gracchiare e accettare la risposta che tu sai ti sto per dare. Orcia lui. Io stavo solo dando un'occhiata. A quel vecchiume? Quello ce l'ho da... Chi si ricorda? Hai un nome? Ingrid. Davvero? Sì, perché no? Prendila, se ti piace così tanto. Sul serio? Un piccolo extra per il lavoro. Grazie, grazie davvero. E dicono che io sarei cattivo. Avanti, andiamo. Non c'è di che. Prima mi devo perlustrare la stanza di Odino. Loki, facciamo due passi. Sì, sì. Volevo prima derubarti qualcosa in stanza. Ciao piccola, come va? Mi hanno frainteso tutti. Pensi che mi interessi solo la guerra? O il potere? La ricchezza? No, quando mai? Sai cosa mi interessa? Il saggio. Le risposte. Come a te. Sai, per i mortali è facile. Di fronte alle grandi domande della vita si rivolgono a noi per avere le risposte. Conforto divino. Sappiamo entrambi che è una farsa. E se le avessimo noi, le domande? Perché siamo qui? Per dare risposte ai mortali mentre nemmeno noi le abbiamo? No, siamo molto di più. Cucci. E ho qualcosa che lo dimostra. Che cos'è questo? È ciò a cui aspiro. Tu lo senti, squarcio. Io sento conoscenza. Ah, proprio il nome di questa live. Tutte le risposte. Ho scritto proprio bene allora. Perché esistiamo, cambiare il nostro destino, fermare il Ragnarok, me lo sentivo sempre, e forse salvare coloro che amiamo. Così che mi vuoi fottere? Conserviamo coloro che amiamo. Ero un giovane dio quando l'ho trovato. Ho passato la vita a studiarlo, a esaminarlo, finendo spesso in un vicolo cieco. Ho cercato e finalmente ho trovato questo. Hai visto? Possiede la stessa energia mistica. Ha aperto una crepa. Non possiamo guardare dentro. Non è consigliabile. Ma stai dicendo che così l'ha perso l'occhio? Serve questa maschera? Capisci che c'è scritto sopra?
non sono parole dei nove regni. Smolder. Obsidian ispit. Dalla terra ardente e scintille di ossidiana e un campo di battaglie mai combattute. Ne sei sicuro? Se questo è un indizio, so cosa significa. E che significa? Continua a collaborare con me e lo scoprirai. Non devi uccidere nessuno. Non devi tradire tuo padre o ciò in cui credi. Andiamo! Hai sentito ciò che ho sentito io? Le risposte sono lì dentro, tiriamole fuori! Insomma, hai tradotto questa lingua come niente fosse. Se io ti aiuto, che devo fare? Thor! Vieni qua giù! Padre di tutti! La vuoi smettere? Devi seguire questo frammento. Prendilo. E insieme a questo bisteccone, vedi dove ti porta. Insieme al bisteccone di Thor. Non ti prometto niente. Sciocchezze. Buona caccia. Sì, Thor, l'abbiamo visto anche nella prima puntata, in realtà. Sii gentile con lui, hai capito? Che ci abbiamo combattuto contro con Kratos. Muspelheim. Il resto della maschera è qui. Il padre di tutti ci ha mollato qui. Tu che ne pensi? Su, prendi quello e mettiti al lavoro. Ah, è la maschera che abbiamo visto nel nostro sogno. E che cazzo ne so? Il padre di tutti crede che tu sappia quello che fai. Allora fallo. Ok. Strano. Beh, intanto oltrepassiamo questa roccia. Stavo per farla... con quelle braccia. Bene così. Ci abbiamo chi fa il lavoro sporco al posto nostro. Vediamo cosa sanno fare Loki e quello stuzzicadente. Schiaffa! Oh, che bello. Wow, Ingrid! Non male. Che figa questa spada. Che flemma, eh? Aiutarmi, no? Schiaffa! Dove dovremmo andare? Ora controllo. Lassù c'è una sporgenza che potremmo raggiungere, se solo... Lento! Ehi! Non puoi afferrare le persone così. Beh, cos'altro dovevo fare? Lanciarti? presto. Schiaffa! Finiscilo tu. Non stare a rialzare. Ragazzino, qualcuno ci sta bersagliando col fuoco dalla cima. Usa l'arco. Schiaffa! Questo. D'accordo. Lassù, frecce, subito! Sì.
Sai, ho riscosso il debito di sangue con tuo padre per ciò che è successo ai miei figli. Ma il tuo no. Non ancora. Che vuoi dire? Ne riparleremo. Il padre di tutti sta aspettando. Avrò maschera. Giusto. Con calma. Dobbiamo esplorare. Si spacca. Si è capito che devo usare la mia maschera. Ma io sto facendo l'esploro qui. Là sotto pure c'è altro. Do un'occhiata veloce. Beh, non è questa la strada. No, non è questa, ma sarà solo ritrovarci qualcosa, infatti. Ok, qua poi si lega questo. È una specie di incudine. Quello dice che è un incudine. Andiamo di là e vediamo dove ci porta la maschera. Lì. Proseguiamo. Forza. Dalla parte opposta. Lì, spacca tutto, Thor. Sicuramente qui. Dobbiamo proseguire tra quelle rocce. Ehi, potresti... Sì, esatto. Immagina come può ridurre le ossa. Vuoi parlare di pagamenti di sangue? Che mi dici dei giganti che tu hai ucciso? Erano la mia famiglia. Tamur, Rungnir, anche loro erano dei tuoi. I giganti erano la piaga dei nove regni. E ho gioito per ciascuna delle loro morti. Senti, cambiamo argomento, ok? Sai, quando sono stato qui con mio padre abbiamo superato tutte le sfide di Surtur. Pensi che tu... Non provocarmi. Auka! Ricordo male qualche tasto. Dovrebbe essere così. Ora non credo sia importante. E invece è importantissimo. Però forse non abbiamo la cassella Norna a portata, per questo non è importante, dici. Estremo la cassa, ci torniamo per forza. Te lo dico, Atreus. Sergente. Li vedo tutti e tre lì. Torti ha fatto il saltino e noi ci facciamo qua. Ci facciamo in culo. Ascolta, Modi aveva qualche problema, ma era mio figlio. E l'unico motivo per cui non dispiaccio è quel pezzo di legno rotto. Senti, chiaramente nessuno dei due può svolgere questa missione da solo. E voglio stupire il padre di tutti tanto quanto te. Non devo piacerti, ma
Dobbiamo fidarci l'uno dell'altro. Giusto un po'. Fidarci. Non stare a rialzare. Nel complesso non male, ma non abbastanza aggressivo. Sei libero di darti da fare pure tu. Ti sto dando fiducia. Schiaffa! Ehi, non male. Forma lupotto. Ok, e la maschera dove dice di andare? Maschera sicuramente qua dice di andare. Però dobbiamo prima fare un po' di explore paths. Strada. No, per una strada, ma guardala quante ci stanno di questi laser. Questo fatto che vanno proprio di presso in questo gioco, mannaggia miseria. Che fastidio. La maschera indica questa direzione. Dobbiamo provare a scendere. Certamente. E comunque non ti provocava. Le sfide sono divertenti. Non ti diverti mai. Sei molto diverso da tua figlia. Lei sembrava... Ehi, vieni a vedere. Lo prende e ci lancia giù, che vuoi fa? Thor, ma che... Ecco qua. Ehi, l'altare di Surtur. Non sei morto lì, vero? L'altare di Surtur. Vediamo se... No, stavo pensando... Beh, è un problema tuo. Mostri, mostri ovunque. Le sfide sono oltre quel di lui. Non pensi che potresti affrontarle con tu? Prima affrontiamo loro. Avanti, Thor, provale! Ci hai da perdere? Tempo. Ecco. Voi provateci. Sei stanco? Ma figurati! Questo è... Cazzo! Hai paura? Controllo grosso. Ma figurati! Alfa! Due troll! Vabbè, il primo l'abbiamo quasi ammazzato. Prima che salisse. Forse un po'. Troppo. Qualcuno può aiutarmi? Siamo a corto di tempo. Ti
do una mano. Schiaffa! Il padre di tutti ha aspettato centinaia di inverni. Che vuoi che sia? È spassoso. Bene, tu resta qui. Signor sì. Dovrebbe tenerlo occupato per un po'. Forza! Impegnatevi di più! Ora andiamo all'altare. Sì, Sultor dovrebbe distruggere Asgard da leggenda. Cosa invece questo? Meglio raggiungere l'altare. Sì, tanto non cambia niente, se prendiamo prima queste cose che lo raggiungiamo. Quindi stai un attimo zitto, Dreos. Qui non si passa. Ok, andiamo. Ehi, hey, Ingrid. Ti fidi degli Aesir? Voglio dire, io non posso fidarmi di loro, ma loro devono fidarsi di me. E per farlo devono credere che io mi fidi di loro. Già. Allora, dobbiamo saltare di là. Io e mio padre siamo stati qui durante il nostro ultimo viaggio a Muspelheim. Sembra secoli fa. Pezzi d'argento, altri pezzi d'argento. Qui c'è una tomba. Un tizio qualunque. Ok. E da qua? Che mi stai dicendo che non è questo il modo giusto. Ci sta un'altra salita, un altro salto. Sì. È proprio un altro salto, ok. Abbiamo preso il segretino. Ecco l'altare. Schiaffa! Da dove spuntano questi esseri? Tesoro. Un bel tesoro abbondante, direi. E qui c'è la porta che ci svelerà qualche segreto. Lore. Vediamo un po' cosa dice. Cazzo, ci vedo qua. Lo sai, malgrado il tuo addestramento da guerriero, ti spaventi facilmente. Non mi hai spaventata. Che cosa ci fai qui? Una ragazza non può decidere di visitare un altare. Tu sei qui per la biglia di Surtur. Può darsi.
Tu stai cercando altre biglie dei giganti. Sai di cosa si tratta qui? Tipo della storia della vita di uno del nostro popolo. E forse è anche un ripostiglio. No, direi che si tratta più di sfidare il destino. La questione è che cosa ci fai tu qui? Riscrivo la mia storia. Quello te l'ho dato Odino. Non è... Beh, me l'ha dato, ma non è... Non collaboro con lui. Non gli direi mai del Bosco di Ferro, se è questo che ti preoccupa. E non sono al suo servizio. È la profezia a dirlo, non io. Io devo trovare una biglia. E io qua dentro voglio entrare, quindi. Va bene. Vediamo cosa ha da dire. Di voler violare le regole. Non c'è nessuna profezia su di te che raccoglie le biglie. Il finale non è ancora stato scritto, giusto? Avanti, campione. Oh, salve. Una spada senziente. Ah, un'altra biglia di Surtur. Però è senza anima. Quindi è ancora in circolazione. Tempo fa mi hai raccontato di come se ne andarono i giganti. Pensi mai a loro? Sempre. Sono lontani da qui, lontani da Odino e Thor. Ma mi chiedo in che terre siano e quali mari abbiano attraversato. Perché? Voglio trovarli. Salverò mio padre e poi... Poi li troverò. Inizia. Chi è? Non Surtur, poco ma sicuro. Guarda quanto ghiaccio. Sinmara. Non credo di averla mai sentita. Ed ecco Surtur. Wow. Chissà che battaglia. Già, finché... Finché? Hanno smesso. Oh, no, no, no. Guarda, hanno combattuto insieme. A quanto pare sono persino amici. Sì, chiamali amici. Grandi. Grandi amici. Ma stanno... Sì. Direi proprio di sì. Oh, stanno proprio ammoccando. Buon per loro. Però sembra che il loro... amore li abbia fusi in una specie di creatura enorme. Ragnarok. E poi... Ragnarok annienta Asgard. Esatto. L'ho visto all'altare di Groa. Beh, è stato molto... interessante. Oh, ti ricordi il serpente con dentro l'anima? Come potrei dimenticarlo? L'ho visto. Diventa sempre più grande. Ma... Oh. Molto velocemente. Già, sentivo che sarebbe successo. Io starò qui, così il tuo amico non si accorge che gli è sfuggito un gigante. Ma certo. Però fa attenzione, ti prego. Anche tu, Loki. Ehi, Ingrid. Ma Thor sarà morto... Sarà morto. Come ti viene da pensarci? Serve il mio aiuto se hai superato tutte quelle sfide. O forse è stato tuo padre a superarle. Ehi, perché ci metti tanto? Team
immagini quanti di questi cosi ho appena ucciso. Petrio! Hai ragione, a Trude piacerebbe tanto. Se la caverebbe meglio di te, quello è certo. Sembrava che te la stessi cavando. Ti avevo dato fiducia. Quindi, dove andiamo? Questo sarà la fiducia. Fammi controllare. Pare che dobbiamo attraversare quella porta. Thor. Impressionante, non trovi? Vera roba da Dio. Tu sei un Dio. Sei, cazzo. Eppure io. Sì, cazzo. È qui, questo è il punto. Beh, dov'è? Nella lava. Boh. Ah! Sa di sì. Oh! No! No! Cavolo! Un piccolo consiglio. Immergere la mano nella lava non è piacevole. Non ci ho pensato. Bene, così va meglio. Ottimo, andiamocene di qui. Loki, non provare a fregarmi di nuovo. Sei un bravo ragazzo, ma sei sempre un gigante. Gioirei anche nell'uccidere te. Che cosa hai fatto? Loki, il raggio è più luminoso. Vedi, ci sei riuscito. Guarda, una di queste frasi è completa ora. E si legge tutta. Non riesci a tradurla? Non ancora. Sai, ho una mia teoria. Credo che trovando il resto della maschera potremmo usarla per guardare qui dentro, senza magari perdere un occhio o peggio. Si è allargato. Hai visto? Siamo un'ottima squadra. Non è vero? Non è vero che siamo una fantastica squadra? Proprio come te, Baldur. Avete fatto i bravi voi due? Thor è stato grande. Ho imparato molto da lui. Hai imparato qualcosa da lui? Dici davvero? Va bene. Cosa ha insegnato al ragazzo? Con la maschera dovremmo riuscire a vedere praticamente all'interno di quello squarcio per capire i misteri del mondo che vuole ecco svelare Odino. Andato a finire. Quindi in chissà. In realtà io lo sapevo già. Ci hai ripensato? Non so perché sono venuta ad Asgard. Ma ora mi rendo conto che non era per spiarti. Sappi che ti puoi fidare di me. E per aiutarti a portare questo a termine, devo potermi fidare di te. La fiducia si guadagna, ho capito. Prendila. Prova a capire il resto. Se rimarrai, ovviamente. Mi devi dire cosa stai cercando là dentro. Tu pensa a tradurre. E io ti dirò tutto quanto. E su questo, giovanotto, puoi fidarti di me. Quindi sei sempre così duro con Thor? Sembri arrabbiato con lui. Che ficcanaso. Domanda personale. No, capisco. Ma non è quello.
La bussola del viaggio sui libri. Beh, in tutta onestà, è l'unica lingua che conosce. Dico davvero, provaci tu a essere gentile con lui. Vediamo dove ti porta. Ma riguardo alla spada, è Ingrid il nome dell'anima che contiene? Chissà perché non la sento. Anima? Ci ha mai parlato di... Senti, ragazzo, vuoi un consiglio? Non farti mai vedere mentre parli con la tua spada, d'accordo? Fai una brutta figura. Scolle Ati. Sarebbe bello averne una. Bene, andiamo, Ughi. Sono il lupo del sole e della luna. Scollegati. Eccoli qua. Pure qui. In quest'altra raffigurazione, uno dei due. Questo dovrebbe essere quello del sole. Questa qua è una delle statue che stava nel Tempio degli Elfi. Cosa c'è qui su? Pezzi d'argento. Quanto tempo passa a leggere? Che invidia. Questo è uno dei portali che può aprire Freya. Una pietra volante. Nice. Ce ne sono qualcuna di pietra volante anche lì. Ma quello è uno strumento greco. Chissà se l'ha portato Tyr. Quale strumento greco hai visto? Io non lo vedo, ma vabbè. Niente strumento greco, a mia vista almeno. Ok, allora c'era un altro paio di casse qua dietro, tipo oggettino. Una cassa. Il padre gli ha insegnato che si spacca il coperchio della cassa per prendere le cose da terra, da dentro. Ovviamente, ci sta. Che gli vedi? Qui. Sembra esserci niente. Ok, Odino se n'è andato? Sono perso Odino. Stava qua, è scappato. Ok, saliamo. No, probabilmente sono chiuse col catenaccio, però invece di spaccare il catenaccio spacca tutto il coperchio della scatola, capì? È quella la cosa che gli ha insegnato il padre. Per aprire una cassa spacca tutte cose. Kratos non ha mezze misure. Per aprire una cassa spacca tutte cose. Questa qua, guarda. Vedi, prende e spacca. Invece di provare per il coperchio. Ma guarda qua, c'è pure un ritratto. È antico o è lui che si fa ritrarre da giovane? Ah, con i suoi due lupi. La pelle d'orso di mamma mi rasserenava. Temo che non la penserò più allo stesso modo. Per scendere. Oh, c'è una statuetta.
sono dei progetti. Una sorta di ruota. Cos'è? Un meccanismo. Una sorta di pozzo, chissà. Delle leve, probabilmente una sorta di pozzo che ti perti un meccanismo per tirare qualcosa da un pozzo. Ok. Qui tutto è rune. Oggettini, ok, possiamo andare. Sì, belle casse. Loro prendono e spaccano tutto, invece ti spacca soltanto il lucchetto. Ci sta, ci sta. Che gli vedi? Allora, l'obiettivo è nella stanza di Teros. Noi perdiamo un po' di tempo in giro. Come è andata? Ciao bella, come stai? Sì, nel senso, più o meno. Meglio fatto di quanto mi aspettassi, credo. È la spada dello studio del nonno. Oh sì, si chiama Ingrid. Ciao Ingrid. Wow, il padre di tutti si fida proprio. Sono felice che tu sia sopravvissuto al primo giorno. Anch'io. Domani parliamo di Valchirie. Senz'altro. Ok. Vuole che gli racconto come nel primo abbiamo ucciso tutte le Valchirie. Cos'è là? Posso mettere l'orecchio? Interessante. Una gran bella spada. Non sono arrabbiata, ma preoccupata. Sai che non è ciò che voglio per lei. Non vuoi che abbia una spada? Non mi preoccupa la spada in sé, ma per cosa può essere utilizzata. Penso che tu sappia a cosa mi riferisco. Sì, lo so. Nemmeno io voglio quello per lei, ok? Non devi preoccuparti. È una ragazza intelligente. Più intelligente del padre. Bene. Quando hai ragione, hai ragione. Vieni qui. E quindi Torre si mette a fare porcheria così. Bravo, bravo. Quel vieni qui era proprio... O no? Che ne pensate voi in chat? Secondo me stanno proprio per fare.
Vieni, siediti. Ti prego. Non hai detto niente. Francamente sono sorpreso che proprio tu voglia conoscere il destino. Ma il tuo istinto non ci ha mai deluso finora. Cerchiamo le norne. Come quella volta che uccisi le parche. Secondo me andrà a finire un po' così. Oppure no, Kratos è cambiato in fondo, no? Speravo solo di aiutare il ragazzo a trovare risposte e ho fallito. Ora qual è il mio ruolo? Tyr, tu sei il fulcro di tutto. Lo sei sempre stato. È innanzitutto per questo che Odino ti ha imprigionato. Lo terrorizzi. Ne dubito molto. È la verità. E non solo per via delle profezie. Nessuno ha mai tenuto uniti i regni come hai fatto tu. Non sono più quella persona. So che ora ti senti così. Anch'io mi sono smarrita. Più di una volta. Ma credimi, se vai oltre trovi sempre qualcosa. Cioè cosa? Uno scopo. Lo scopo è la strada che conduce a te stesso. Quindi vorresti che accettassi il mio destino? Che guidassi l'esercito per la tua vendetta? Se la nostra giustizia non è il tuo scopo, trovane un altro. Vabbè, ma tanto è per il tuo bene. Adesso lo guida Kratos, sentirò qua. Tanto è un dio della guerra che deve guidare l'esercito. E ci pensa Kratos per salvare il figlio. Sta tutto arrangiato che deve andarsi a prendere il figlio da Odino. La guida lui la guerra. Ma ti faccio vedere. Non eri tu, Tyr, come già detto nelle prime battute del gioco, in quelle visioni. Secondo me Kratos. Le norne e le loro storie sui nostri destini. Mi ci sono sempre tenuto alla larga. Ho detto come le parche dicevano che non potevo chiombare il mio destino dall'altra parte. Quando sei pronto per cercare le norne, io ci sono. Dammi un momento. Le norne faranno la stessa fine, sicuramente. Allora, andiamo un po' dai nostri amici Fabri, vediamo che possiamo fare. Questo cazzo ci fa vicino alla porta. Allora, qui ci prendiamo gli oggettini. Tu stai con la testa fasciata, come stai? Solo se mi agito. Come sarebbe entrato da Asgard? Spiacente, ma dovresti chiederlo a Odino. Ha il controllo di ogni percorso. So che stimi molto la nostra competenza in questo campo, quindi suppongo che sarai deluso. Ma è sempre stato un passo avanti a noi. Okay. Fammi vedere un po'. Oggetti speciali, che cosa c'è? Oh, che sono? Sono oggettini. Ah, vabbè, costano pezzi d'argento, ma ce li fabbrichiamo tutti. Qual è il problema? Allora, di Vanai, essenza di Helheim, rimedio del Bifrost. Ok, perfetto. Questo sempre che non abbiamo quell'oggetto che ci chiede. Peccato. Queste sono cose potenziabili. Vendi, non voglio vendere niente. Ok, altro da dirmi? No, andiamo. Tu stai riparando la porta, giustamente, che il ragazzo ha spaccato. Andiamo. Aspetta! Ho qualcosa per te. Cosa hai per me? Sindri! Arrivo! Prima che tu vada a bighellonare di buon'ora, pensavo volessi indietro questo. Ah, il mio scudo. Grazie. Modera il tuo entusiasmo sfrenato. Ma non c'è di che. Ho raccolto ciò che ci serve per trovare le norne. Andiamo? Andiamo. Nitog? Temo che dovremo affrontare delle conseguenze. Sì, Nitog l'abbiamo ucciso. Allora, prima cosa ci mettiamo di nuovo il nostro bellissimo scudo, che dite? So che è carino, però il nostro scudo, ci siamo affezionati. Scudo della moglie, cos.
Che accessorio nuovo c'hai tu? Ah, che possiamo fare questo? Vabbè, non so ancora cosa voglio usare per preciso. Andiamo così. Ah, ecco qua la Tatosk. Miki, ti ricordi quando ti feci vedere che c'era quel lucertolone gigante laggiù? Quel lucertolone gigante laggiù era il protettore dell'albero del mondo e l'abbiamo dovuto uccidere perché imprigionava Freya. Quindi è morto. Vediamo se succede. Mastro Kratos, le mie scuse. La scomparsa di Madame Nitog pesa su ogni mio pensiero. È una tua amica? Più che un'amica, è un'inquilina di vecchia data dell'albero. Era già qui quando arrivai, tanto tempo fa. Non c'è il pensiero più. Che qualcosa la tenga lontana dai cuccioli. Terribile, è terribile. Mi dispiace, Radosk. Ma l'abbiamo ammazzata. Che problemi? Il capo è qui che si sta addormentando l'anima. E tu pensi sia una buona idea suonare questa campanella? Efficiente, vattene. Lo scoiattolo incazzoso. Ha detto che non viene. Per quale motivo poi vuoi parlarmi? Per vedere se hai altri dialoghi per questo. Ok, niente. Funghettini, ciao funghetti. Dal suo assetto si vede, guardalo, guardalo. Guarda quanto è arrabbiato. Ok. Allora, dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo andare a Midgar giustamente per cercare le norne. Andiamo a Midgar. Eh sì. Confermo. Atreus non sarà ancora a Midgard? Ci sono appena stata, nessuna traccia. Se Odino l'ha invitato, deve avergli fornito... No, non è l'unica spiegazione. Dimmi dove troveremo queste norme. Ho scoperto alcuni dei loro fili vicino al lago ghiacciato. Ne ho tenuto uno per gli incantesimi, ma potremmo usarlo per intracciarle. Però ricorda, non vogliono essere trovate. Beh, tanto per cambiare sarà difficile. Prendiamo la tua slitta e andiamo al lago. Finalmente torniamo ai lupini. Midgard. Quanto mi mancavano le folate gelide e gli attacchi dei banditi. Credono che Kratos sia il responsabile del Fimbulvitre, che ucciderlo gli porti. Chi gli ha messo in testa un'idea tanto folle? Io, ovviamente. Ma certo. Tanto cosa non c'è rimasto nulla. Dobbiamo andare dai lupi, fratello. Sì, andiamo dai lupi. Andiamo a vedere come stanno i nostri lupacchiotti bellissimi. Miki, ma tu li hai visti i lupacchiotti bellissimi? Non mi ricordo se hai visto la prima puntata. Non si va. Non li hai visti? Guardali quanto sono cuccioli. Guardali, guardali. Guarda che cucciolini. Cuccioline, se non sbaglio, sono femmine tutte e due. Dai. Prendiamole e andiamo con la slitta. Cuccia! Sì, sono cucciolissime. Ora. Spero che lo capiscano. Quando i lupi sentiranno l'odore delle norme, ci basterà seguirli. Io aprirò il cancello. Basta guaire. Hanno il pelo arruffato. Non li spazzoli mai. Sono lupi. Il pelo arruffato porta malattie. Bada a loro e loro baderanno a te. Sono lupi.
Perché si spazzolano i lupi? Fratello, esattamente cosa vuoi chiedere alle norme? Come trovare mio figlio. E basta. Non credi sia il caso di chiarire tutta la faccenda della profezia? E di avere un altro parere sulla tua presunta dipartita? Non mi avevi detto della tua profezia di morte? Quando Atreus e io giungemmo a Jotunheim, trovammo un affresco nascosto. I giganti, Fey stessa, avevano predetto il nostro viaggio, i nostri incontri, le nostre lotte. Tutto. Tutto quello che è successo. Ma non sai niente. Quell'immagine rappresentava il futuro. Certo. Non credevo che la morte ti intimorisse. Ma non è questo il problema. No. La morte prima dovrà meritarmi. Allora forse non è il futuro a preoccuparti. Fey ti ha mandato in viaggio affinché ti imbattessi nell'immagine che hai visto alla fine. E non sai ancora il perché. Vorrei smettere di parlarne. Ora che siamo al lago, come le troviamo le norme? Guarda bene i lupi. La loro testa indica la via, vedi? Sì, sì, li vedo, li vedo. Però io devo comunque esplorare tutto il lago. Beh, il lago dei nove ha visto giorni migliori. I banditi hanno fatto come a casa loro. Tornavo da queste parti dalla grande battaglia con Sigmund. Anche lei elogia quel combattimento. Come lo sai? Mi ha detto tutto quando mi ha trovata. Ha capito di potersi alleare con te molto prima di me. La regina delle Valchirie, nostra alleata. Sono io la regina delle Valchirie, come Sigrun si ostinava a ricordarmi. Dovevo immaginarmelo che ci fosse Sigrun dietro al tuo recupero. È così leale, saggia, intelligente, alta. Non serve una dea dell'amore per capire cosa provo. Il filo del destino che seguiamo? Non è la vita di qualcuno, se intendi questo. Fratello! Guardate. Deve essere... Vinci le menti, non le guerre. Tyr aveva capito che la guerra più grande serve a vincere i cuori e le menti della gente. Peccato che ora Tyr non abbia più alcun interesse. Questo qua dovrebbe essere un tesoro nascosto. Per tornare della luce qui guida. Carino. Ci fa scendere un pochino di rune in realtà, però ci piace un sacco. Ce lo mettiamo. Allora. Devo seguire la testa dei cucciolotti. Stavi chiedendo del filo che seguiamo. Le norne lo usano per segnare la via quando escono dal pozzo. Le norne vivono in un pozzo? No. Il pozzo di Urd, la loro casa, è... difficile spiegarlo. Non è un luogo fisso, gli ingressi variano. Sono un luogo sotto la loro completa influenza, dove l'intangibile diventa tangibile. È come vagare nella propria mente. Ma se entriamo insieme, vaghiamo tutti nelle nostre menti. Non mi piace molto l'idea. Mimir, hai mai incontrato queste norme? Non di persona. Freya ha ragione. Vogliono scoraggiare i visitatori. Odino ci ha provato a lungo, ma non ne ha mai parlato. O si è arreso, o ha visto cose che vuole dimenticare. Freya, vuoi dirci cosa hai provato l'ultima volta che hai cercato le norme? Onestamente, i dettagli sono vaghi, come se avessi sognato. Per lo più ricordo che non potei cambiare le sorti di mio figlio.
il che mi rese ancora più determinata. Spero solo che le norne siano al chiuso e al caldo. Posso dire che no, non mi mancava Midgard nel Fimbulwinter. Proprio no. Lo vedremo presto. Tomba del re. Anche un trollino lì. Occhio al fuoco! Dietro di te! Nemici a sinistra! Aia. Occhio al fuoco. E andiamo un po'. Ma mani nude, vai, facciamolo. Ah, lo possiamo sfruttare per attaccare gli altri, che bello. La sinistra lapide rotta. L'elsa di una spada. Fratello, conosco quell'elsa. Sii prudente. Sai bene che le armi possono nascondere degli spettri. Se non ci aiuta a trovare le norne, può aspettare. Chiama. Io tiro stato la roba. Continuiamo a cercare di qua. Qui avverto una traccia delle illusioni. Prova a disperderla. Vai, divertiti. Opnas. Passaggio mistico aggiunto alla mappa. Ok, di qua. Ah, ecco qua il passaggio mistico. Non c'è nulla qui. E qui. Lo shortcut. Temo di sì. Vediamo cos'altro riescono a trovare i lupi. Tipico dispetto nornano. Sanno che le cerchiamo. L'avevo detto che sarebbe stata dura. E che c'entra l'elsa di un re maledetto con tutto questo? Diversivo, coincidenza, chissà. Qualcuno direbbe che trovarla era il nostro destino. Ok, andiamo di nuovo dai ruocchiotti che stanno qui giù. Il fulmine è rimasto congelato lì. Fratello, è la tua storia. Non hai affrontato le barche della tua terra. Le leggende sul fantasma di Sparta erano di certo un po' ingigantite. Ingigantite? Di certo non il massacro, una parte giustificata. La parte in cui viaggiasti nel tempo per vincere una battaglia che avevi perso. Poco credibile, ovviamente. La diceria di Thor che rispedisce nel passato il serpente del mondo da Ragnarok è una cosa... È la verità. I fili del fato intrecciano vita e tempo. Le parche abusarono del loro potere. Quando le sfidai minacciarono di disfare la mia esistenza. Così le uccisi e rivolsi il loro potere contro Zeus. La cosa più pericolosa e irresponsabile mai sentita.
Queste Norne non hanno una magia simile, né chiunque altro che io conosca nei regni. Già, ve lo immaginate? Se esistesse, ce l'avrebbe Odino, e in quel caso saremmo molto più nella merda di quanto non lo siamo già. Non chiederei mai di cambiare il passato, in nessun caso. Io voglio solo informazioni. Ed è già abbastanza pericoloso per esperienza. Che bello che ti racconta le cose degli altri God of War. Vediamo. Sento qualcosa in questa direzione. Spiega, cosa senti? Un'altra illusione. Proviene da queste rocce. Le Norne nascondono qualcosa. Sento le Norne proprio qui. Sei pronto? Un attimo, faccio un giro. Raccolgo roba, cosa. Passaggio mistico, aggiunto la mappa. Pezzo d'argento. Ma qui non posso salirci, vabbè. Dobbiamo per forza fare qui allora. Opnad. Niente, un'altra delusione. Abbiamo fatto due di nuovo. Beh, non c'è due senza tre, no? Una trappola. Di Alfa! Partito, a sinistra! A destra! Ah, congelato, e adesso? A sinistra! Da dietro! In arrivo! Credo siano finiti. Questa ricerca sarà sempre più pericolosa. E allora proseguiamo. Torniamo dai lupi? Un attimo. Prendiamo prima l'energia. Saliamo qua sopra a vedere cosa c'è. Che c'è quassù? Non sento nulla. Non c'entra niente con le Norne. È a prescindere qualcosa di interessante. Eh sì. Cos'è quell'avamposto? Prigione nascosta, ok, si deve forse esplorare. Se il Ragnarok sta davvero arrivando, dovrai prepararti bene. Per fortuna ho nuovi oggetti. Che cosa? Come posso aiutarti? Non è vero, non c'è niente di nuovo. No, ok, dico le bugie. Che posso fare per te? Ok, allora. Non ci crederai, Mimir. Questo stemma appartiene a Fjotorlund. Fjotorlund, hai detto? È il luogo natale di Sigrun. Maledizione di Sigrun. Ah, questa qua era tutta un'altra missione secondaria. Allora, vabbè, abbiamo il portale vicino in realtà, quindi la possiamo fare. Volevo in realtà concludere la live almeno trovando il luogo delle barche, cioè delle barche delle Norne, in modo che poi domani possiamo continuare da lì e fare una top live notturna. Kratos, parlami della tua terra natale. Era violenta e crudele. Non sembra molto diversa da questa. Faceva più caldo. Beh.
Freya, stavi per raccontarci la storia di Rintur, il figlio del muratore, e della scommessa in cui Odino ti coinvolse. Sì. Dunque. Per ora basta. Forza. Guardate, là ci sono dei detriti. Suppongo della povera statua di Thor. Oh, dove mi stai spedendo? Il vecchiotto. Volevo vedere i detriti. Quanto è la luce per guida? No, questo non conviene cambiarli. Difendi la pace. Ricordo quando gli Jotnar crearono questi bracciali per la statua di Tyr. Per il lavoro scelsero solo i più talentuosi ed esperti. Hai una buona memoria, Freya. Come Tyr, gli Jotnar credevano che il miglior attacco fosse la difesa e decisero quindi di onorarlo in questo modo. I giganti avevano ragione. Siamo arrivati. Oh, c'è una cassella enorme. Dobbiamo cercare di salire di qua. Ma mi sa che si è fatto. Ah, vabbè, c'ho altri 10 minuti. Facciamoci la cassa almeno. Domani devo andare a un corso e quindi non possiamo fare tardi. Mannaggia. Ok. Dove si scende da lì? Ecco. Puoi aprire un varco nel ghiaccio. Oh, ora le norne creano pareti di ghiaccio. No. Credo che l'acqua si sia congelata. Posso aprirlo, ma non ora. Fondamentale. Ok. Manca l'ultimo. Devo capire dov'è. Sembra esserci, anche perché è l'ultimo annumerato. Dobbiamo provare a vedere sopra. Sì, ho capito, da sopra io. Sto cercando un'altra cosa, però. Cercando di aprire la cassa delle norne. Le norne ci pensiamo un attimo dopo. Eccolo là. Non ci arriviamo, quindi dobbiamo sparare un paio di frecce. Perfetto. Andiamo a prendere la cassa. Vediamo con questo. Altri amici tuoi. Non li ho mica chiamati io. Oh, fuoco dall'alto! Rot! Oh.
so come le Norne abbiano convinto questi banditi a proteggerle. Non che sappiano quello che fanno. Freya, grazie per l'aiuto. So che non era ciò che avevi in mente. Prima troviamo tuo figlio, prima sgombrerai la tua mente. Spero solo che funzioni. Anch'io ti ringrazio. Parole stupende, ma magari scrivile una lettera quando saremo al caldo, fratello. Allora si continua a salire in realtà. Fratello, questa sembra un'uscita, non un'entrata. Perfetto così. Perfetto. Le norme sono più su. Anche perché volevo scendere lì a prendere questo segreto. Ok, una componente per lo scudo, vediamo un po'. Nice. Sì, ci piace. Anche per come è fatto ci piace. Qualcosa, stavolta più forte. È qui. Speriamo. Così possiamo avere una degna conclusione. Iniziare il dungeon delle Norne. Sembra che sia un dungeon. Che non sia, no, direttamente qui. Ma penso che sia semplicemente un dungeon. La porta per un dungeon. Opnad. Opnad. Finalmente. È sempre nel terzo posto in cui guardi. Avevo detto non c'è 2 senza 3. Parola del fatto. Ok. Direi che concludiamo qui per oggi. E domani potremo iniziare con la nostra nuova puntata. Fato. Domani probabilmente, dato che c'è Miki qui, faremo una live notturna, quindi vediamo un po'. Di già sì, perché domani c'ho il corso, quindi facciamo un raidino alla signorina. Lo fai partire tu, Miki? Sì, Miki sei proprio tu. Sto parlando agli amici di YouTube per il ricaricamento, così sanno che quando vedranno il video che c'è l'amico qui il domani e sarà una live notturna. Dai, fai partire questo raid alla signorina. Eccolo la raid in corso. Tan 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 tan. Ok, perfetto. È stato un piacere. Buonanotte e buone botte. Se non mi parte, se non mi manda un raid dall'altra parte, fammi sapere che io prendo e vado, ci vado a piedi alla signorina. Ok.
Mandami un messaggio su Telegram nel caso non mi vedi scrivere subito. Ciao, ciao.